diciamo, la nostra priorità è il bene del brand, quindi indipendentemente da chi lo faccia. Ho capito negli anni, e soprattutto ultimamente, perciò poi ho avuto questo, diciamo, exploit soprattutto su TikTok, che poi dopo approfondiamo, che le persone, ultimamente ovviamente le persone, prima di spendere i soldi da qualche parte, vogliono accertarsi innanzitutto. E i clienti in generale, come anche io che sono cliente di altri brand, non solo di parrucchieri, ma le persone acquistano, scelgono prima la persona, quindi tu devi vendere prima te stesso e poi quello che fai. Quindi, diciamo, tramite i nostri canali social io faccio vedere esattamente chi sono, nel bene o nel male, quello che facciamo. Quindi anche se non sei mai venuta, nel momento in cui tu scegli di venire da noi, bene o male ci conosci già.